Il notariato ha presentato oggi a Napoli le linee guida in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 8,1 decreto legislativo 231/2007 in occasione del convegno organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato in collaborazione con il gruppo antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato, il Consiglio Notarile di Napoli e il Comitato Notarile della Regione Campania. Il notariato è il primo in ordine professionale in Italia a dotarsi di linee guida che forniscono alla categoria indicazioni in merito alle modalità tecnico-operative da seguire nell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, così come Banca Italia ha recentemente fatto con gli istituti di credito. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Antonio Areniello del Consiglio Notarile di Napoli. Noi abbiamo un primato del quale andiamo fieri, come categoria professionale che si è resa operativa con moltissime segnalazioni di operazioni sospette ed è un'attività di sussidio alle forze dell'ordine, all'autorità giudiziaria, alle strutture specializzate della pubblica amministrazione in cui emerge il nostro ruolo, che è un ruolo di garanzia di sicurezza dei traffici giuridici. Caratteristica di queste linee guida è la messa a punto di procedure che tengono conto delle specificità della prestazione notarile e la diversità in termini di scala e dimensioni di uno studio professionale rispetto alle aziende che operano nel settore finanziario. A parlarcene in termini tecnici è stato il procuratore Franco Roberti. Sì, la mancanza ancora dell'incriminazione di autoriciclaggio è un problema che io credo però si stia avviando a soluzione. Ci sono, come sapete, proposte di modifica normativa che prevedono di inserire nel nostro ordinamento anche il reato di autoriciclaggio. Al di là di questo c'è una necessità di apportare alcune modifiche alla normativa antiriciclaggio e l'occasione è buona perché è in corso di approvazione la cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio presso la Commissione europea dopo quella del 2005, che rende più stringenti le verifiche per quanto riguarda le attività sospette di riciclaggio e che potrebbe essere, nel momento in cui verrà adottata la direttiva e poi riversata nell'ordinamento interno, potrebbe essere l'occasione per modificare anche alcune norme interne, come per esempio rendere più agili e più efficaci i rapporti e gli scambi informativi tra l'unità di informazione finanziaria, l'autorità giudiziaria e le autorità investigative. Presente questa mattina al convegno del notariato anche il presidente della BCC di Napoli, Amedeo Manzo. Sicuramente il ruolo del notaio, un pubblico ufficiale, è importantissimo nell'attività di contrasto al riciclaggio e tutte le attività legali. Un presidio di legalità e un avamposto di sicurezza per tutti i cittadini e le banche in particolare, per cui il rapporto con questo mondo è un rapporto particolare. Proprio per questo la Banca di Credito Cooperativo, il sistema del credito cooperativo, ha deciso quest'anno anche di sostenere la costituzione della nuova importantissima associazione dei notai nazionali cattolici, che si terrà a Assisi 9 e 10 maggio, per cui una categoria assolutamente essenziale a fianco alla quale sicuramente bisogna stare.